Ben ritrovati amici e amiche mie nello YouTube Talent Show. Sono rimasto piacevolmente colpito dal successo che ha ricevuto la prima puntata. E tutto questo grazie a voi. Voi utenti di YouTube, voi pubblico, voi il mio pubblico. Non so come ringraziarvi per essere così speciali. Sono riuscito a creare una community nel nostro canale composta da persone educate, persone che hanno voglia di informarsi e di scoprire sempre più cose interessanti. Grazie, non mi stancherò mai di dirvelo. In questo caso voi avete voglia di scoprire nuovi youtuber, creatori di contenuti di qualità che hanno poca visibilità ma che meritano davvero. Nello scorso episodio avete fatto anche da giudici, decretando con i vostri commenti chi secondo voi era lo youtuber più convincente, e lo avete fatto al meglio. Le cose che ho da dirvi sono molte, ma prima di continuare, gustatevi il primo youtuber di questa puntata. Omerone. Ciao a tutti, ciao dottore, grazie mille dello spazio che mi stai dedicando all'interno del tuo canale e soprattutto del tuo video. Bene ragazzi, io mi chiamo Alessandro e anche detto Omerone. Io infatti ho un canale su YouTube che si chiama Omerone. Ci sono due format sul mio canale, come fare cose. Qualsiasi cosa voi avete in testa da voler fare, lì sicuramente ci sarà la vostra soluzione. Se siete dei ragazzi, state da soli a casa, i vostri genitori sono andati via, ma voi avete della fame proprio famelica che ve se porta via, tranquilli, il tentarlo cuoce è quello che fa per voi. Ricette semplici, ingredienti semplicissimi, quasi fatti con gli avanzi che ci sono in frigo, ma il risultato tipo ottimale. Ogni tanto carico qualche video un po' più lungo, che non è un cortometraggio, ma sono semplicemente delle storie che a me piace raccontare e che mi mandano veramente in fissa con la vita. Ragazzi, se io vi sono piaciuto, se la mia faccia vi è simpatica, se la mia barba vi è molto simpatica, io vi invito a scrivere un commento qui sotto al video del mitico dottore con scritto il mio nome, e se volete ci vediamo sul mio canale. Perciò detto questo, dai. Dai cavolo, ma come si fa a non volerli bene? Omerone è un orsacchiotto gigante che vi strapperà più di una risata. Ma come vi dissi nel primo episodio, non sono io che devo convincervi ad iscrivervi al suo canale. Sono loro che hanno questo arduo compito. Vi ricordo che siete liberissimi di iscrivervi a tutti e tre i canali che appariranno in questo talent. Il vostro ruolo fondamentale è quello di scrivere un commento con il nome dello youtuber che secondo voi è stato più convincente. Il vincitore potrà poi apparire nuovamente nella puntata finale del nostro talent show. Noi ci vediamo tra poco più di un minuto. Nel frattempo vi presento Tubetto nel tubo. Ciao a tutti, sono Fabio del canale Tubetto nel tubo e in questo minuto devo dire cose. Sono un videomaker, compositore e nei miei video canto pure, recito e faccio anche da narratore. I miei video si dividono in cortometraggi e video musicali. I miei cortometraggi non sono altro che la realizzazione dei miei pensieri e le mie idee, mescolando quello che riesco a fare in ambito video e musicale e recitativo. I video musicali invece possono essere cover oppure mie composizioni. Cerco di trasmettere qualcosa con quello che faccio, che siano emozioni, sensazioni o riflessioni. Spero che la cosa sia stata di vostro gradimento. Ringrazio il caro Doc per avermi dato questa possibilità e grazie anche a voi che avete visto questo suo video. Vi aspetto nel mio canale, a presto. Tubettino nel tubetto è una persona dalle mille sfumature. Come avete visto dalla sua presentazione, è un ragazzo degno di essere chiamato creatore di contenuti. Ma ora passiamo a noi. Perché dovreste partecipare attivamente a questo progetto e commentare scrivendo il nome del vincitore di questa puntata? Semplice, perché in questo modo darete una spinta in più allo youtuber che avete scelto. Nella scorsa puntata avete reso davvero felici tutti e tre i partecipanti. Biolà, Ready Pixel e i Fandubbers erano entusiasti del vostro operato e mi hanno riferito che voi siete degli utenti spettacolari. Quindi ragazzi miei, continuate così e diventerete automaticamente dei super ciarini sia per me che per lo youtuber da voi scelto. Ma adesso è il turno dell'ultimo partecipante di oggi, Ian Lloyd. Ma è uscita male. Ma dai che va bene, prendi i punti chiave. Sì, ma dico tutto e sì, niente. Ian, però è un minuto, vedi di muoverti.
Salve fan del nostro caro Doc, io sono Ian Lloyd ed anche io ho un canale per intrattenervi nei vostri momenti di noia, ma se intrattiene, questo potete deciderlo solo voi, perciò il mio è un canale incentrato sull'animazione e troverete trailer in motion comic su film e serie TV di prossima uscita, parodie animate su argomenti nerd o su personaggi di diversi film o serie TV che si incontrano, la prima stagione di una webserie noir completamente originale. Ma è pur vero che ogni gusto è personale, quindi in realtà posso solo consigliarvi di visitare il mio spazio e decidere voi stessi se sia il caso di iscriversi o no. Io, dal mio canto, vi assicuro che cercherò sempre di essere originale ed evitare di portarvi riadattamenti di format già esistenti qui su YouTube. Perciò, per tutti quelli che si iscriveranno, grazie infinitamente e vi assicuro che cercherò di fare del mio meglio per ripagare la vostra fiducia in me. Per tutti gli altri, è stato un piacere. Ian è un dispensatore di emozioni forti. Penso sia uno dei canali più sottovalutati e più meritevoli di tutta YouTube Italia. Non voglio cercare di influenzarvi, ma porca troia, non potete immaginare quanto siano belli i suoi video. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo secondo episodio. Non vi dirò chi è stato il vincitore della prima puntata, perché voglio che lo scoprirete a tempo debito. Ma vi posso assicurare che c'è stata una vera e propria guerra tra i tre. Guerra nel senso buono, ovviamente. È stato bellissimo vedere così tante persone che commentavano scegliendo uno dei tre, motivandone la scelta. Vedere messaggi come "scelgo Biolà perché si vede che ci mette la passione", "scelgo i Fandubbers perché hanno un sogno" e "scelgo Re di Pixel perché è troppo simpatico". Beh, amici e amiche mie, regalate al vostro doc di fiducia un bis di emozioni. Non deludetemi e non facciamo morire questo format, che mira soprattutto ad aiutare gli emergenti meritevoli. Detto questo, vi lascio un mega salutone e ci vediamo nella prossima puntata di YouTube Talent Show.